Buongiorno, bentrovati. Proseguiamo con il nostro viaggio alla scoperta di Photoshop CS6. Uno strumento che è stato modificato e a mio avviso era ora, è sicuramente la taglierina. La taglierina adesso in Photoshop CS6 assomiglia di più a quella che usiamo in Lightroom. In particolar modo l'elemento più importante è che non è più distruttiva, mentre da CS5 indietro, nel momento in cui andavo a tagliare la foto, l'avevo tagliata e non potevo più recuperare quello che avevo già eliminato, con CS5 ho questa opzione. Io adesso ho selezionato appunto lo strumento taglierina e vedete qui nel pannello qui sopra ci sono una serie di opzioni come al solito in Photoshop. La prima cosa che dovete verificare è che questo Delete Cropped Pixel, che sarà cancella pixel tagliati o qualcosa del genere in italiano, non deve essere vistato. Qualora lo fosse, cioè fosse in questa condizione, la taglierina si comporterà esattamente come ha sempre fatto, cioè nel momento in cui io vado a tagliare ho eliminato, e quindi faccio un taglio qualsiasi, ho eliminato tutte le mie informazioni che avevo prima. Nel caso in cui dovessi andare a fare un altro taglio, non ho più la fotografia, originale. Torniamo indietro all'originale. Aspettate che togliamo questo. Ok. Se invece questa voce non è vistata, di fatto Photoshop mantiene, anche se non ve lo fa vedere, l'intera fotografia. Quindi io posso fare un taglio e concentrarmi magari su questi due signori con dietro il ragazzo. Stabilire che questa è la mia fotografia e lavorare su di essa. Posso fare due cose. Intanto, una volta tagliato, di fatto qui io sono uscita dalla taglierina, prendendo lo strumento sposta, posso andare a spostare all'interno del mio taglio, ripristinando, se vedete, la foto originale. Quindi posso decidere di fare magari con lo stesso rapporto di taglio. Un taglio, permettetemi l'uso della parola taglio, e, dicevo, posso crearmi tanti tagli differenti oppure modificare quello che sto utilizzando, e già questo credo che sia abbastanza interessante. Se vado a riprendere lo strumento taglierina, posso andare a modificare e come vedete ho di nuovo la mia foto sotto. Quindi e questo me lo ritroverò in qualsiasi momento, anche salvando e chiudendo e riaprendo tra, che ne so, 2 mesi, una settimana, un giorno. E quindi questa è secondo me un'opzione molto, molto intelligente. Ovviamente all'interno della taglierina ho la possibilità, come avevo prima, di avere delle misure preimpostate che già ci sono e altre di crearmele, personalizzate. Ho come al solito lo strumento bolla che mi permette di allineare. Adesso questa è una foto dritta, ma se la stortiamo, che mi permette di allineare la fotografia rispetto a una riga che io gli do. In questo caso riprendiamo la bolla e lo riallineiamo. Ok. L'altra cosa interessante è che quando io ho la taglierina attiva e vado aspettate che zoomiamo così, vado all'esterno del rettangolo di taglio, quando io ruoto, vedete che mi fa vedere sotto, mi gira di fatto la fotografia, sfruttandomi, diciamo, il taglio massimo che io posso tenere, insomma, senza eliminare un pezzo di immagini. È chiaro che poi posso manualmente fare un'operazione di questo genere e in questa zona poi andare col fotoritocco ad aggiungere, dei pezzi. Ma se io ho stabilito diciamo, il mio rapporto altezza base altezza e voglio mantenere questo, posso fare la rotazione in questa maniera. Se non percepite la differenza, guardiamo nella versione, diciamo, in cui gli dico di tagliare, quando io vado, no, lo si vede in CS5, scusate, qua non riusciamo a vederlo. Comunque vi assicuro che utilizza come perno il centro e è abbastanza comodo per fare tutti i tagli che vogliamo fare.
Credo che questa sia una funzione molto molto opportuna, anche perché è vero che la regola direbbe che prima si fanno tutte le modifiche sul file che vanno fatte, e ultimissimo aspetto che va toccato e considerato è sicuramente quello del taglio, ma poi, siccome siamo fotografi ed è più forte di noi, abbiamo bisogno molto spesso di lavorare guardando già il taglio finale, ci viene più semplice. E quindi in questa maniera lo possiamo fare senza andare a dover poi rifare tutto in caso ci sia qualcosa che non va. Altra novità che trovate sempre nello strumento taglierina e che secondo me è molto molto carina è questo strumento, che in inglese si chiama Prospective Crop Tool, quindi sarà strumento di taglio in prospettiva, che è mo molto carino per alcune situazioni. Ad esempio, prendiamo questa immagine in cui io prendo lo strumento Prospective Crop Tool e vado a mettere il mio taglio, gli angoli del mio taglio su gli angoli di questa cornice. Avete probabilmente già intuito che cosa succederà. Ok, poi allargo per poter mettere all'interno del mio taglio più immagini possibile. Ok, nel momento in cui io gli do l'ok, vedete, mi rende frontale questa inquadratura, quindi anche questo è uno strumento secondo me molto utile e molto interessante. Pensiamo ad esempio a un'immagine come questa qua sotto. Adesso l'apriamo così senza stare a fare nessun tipo di modifica. Se voglio il mio quadro, è chiaro che non, tipo, se fossi frontale io non vedrei questo l'interno della cornice, quindi c'è qualcosa che non va in tutto questo, prospetticamente parlando, la fotografia non è corretta, nel senso che se fossi frontale non vedrei questo interno e vedrei anche forse questo. Siccome non è così, va usato secondo me con attenzione. Però potrebbe esserci la situazione in cui sto fotografando uno specchio e mi devo centrare leggermente per non avere il mio riflesso sullo specchio stesso, oppure insomma, ci possono essere delle situazioni in cui magari si può utilizzare questo strumento in maniera un po' meno importante di quanto non ho fatto io in questo momento, per farvi capire quanto può essere in effetti efficace. Vi saluto, mi rimando alla prossima novità. Non mancate, a presto. E scusate, ricordatevi che esiste un lightbox, anzi farò un lightbox solo con le novità del CS6, così potete ritrovarle tutte lì, oppure potete trovare nel lightbox di Photoshop tutti i miei video su Photoshop. Quindi andatelo a vedere. A presto.